Buonasera a tutti, siamo l'antica barberia del Corso. Siamo qui ad Ortona, 1910, la Belle Époque. Un po' prima, anche 1880, 30 anni di Belle Époque, 1880-1910. Cosa avete fatto? Una bella passeggiata stasera? Questa sera è l'ultima serata di Ideale, questo mondo che ritorna ogni estate ad Ortona per 3 giorni, un grande evento. Con me Francesco Paolo Michetti, con Don Ciccillo, Francesco Paolo Tosti e con Gabriele D'Annunzio il Vate, miei ospiti al velino qui a Francavilla, al convento. E ogni estate veniamo qui a salutare gli ospiti, perché ci sono tantissimi ospiti, turisti, che hanno beltà di stare con noi e di vivere quest'epoca. Gabriele, una bella passeggiata ad Ortona, la sua città. Sì, bellissima, come era e ancora più bella, piena di gente, di persone che vogliono divertirsi, e sono ritornato veramente molto sereno e compiaciuto. Ecco. La storia narra che lì è stata anche a San Vito. Sì, è vero, anche a San Vito, ma anche a Francavilla parecchie volte, è una zona che mi è sempre piaciuta e per questo sono ritornato. Perché ha scelto San Vito? Perché San Vito è come una costola di Ortona e io con le costole insomma sono un po'... ci tengo, ecco. Bravo, ci tengo. Gabriele. Francavilla, San Vito, Ortona. Facciamo una graduatoria, anche Pescara mettiamo in gioco. Ecco, io Ortona sì, è bellissima, bellissima. Poi metterei Francavilla perché sono stato ospitato qui dal mio caro Francesco. È vero, è vero, è vero, c'è questa costola che mi duole tanto e poi c'è anche Pescara che non posso non dimenticare, ecco, museo, tutto. C'è la mia vita lì, c'è la mia vita, l'aeroporto, i primi aeroplani. Che contatti c'ha lei col mare? Il primo contatto l'ho fatto con un aereo dove sono riusciti ad atterrare sul fiume Pescara e quindi è stato quello che poi mi ha portato ad aprire anche un aeroporto a Pescara. Ecco, Pescara per me è tutto. Secondo lei perché lei è trascurato ad Ortona? Perché forse mi credono un po' un figliastro, ecco, forse, ecco, tutto qua. Ci ha rappresentato anche in Parlamento, insomma, no, lui ha Ortona nel cuore, chiaramente Pescara, il suo centro. Dedicare un giorno a Gabriele D'Annunzio ad Ortona, come si fa per Francesco Paolo Tosti, è possibile un'iniziativa del genere? Ma certo, per il Gabrio, per il Vate, tutto è possibile e facciamo ciò che merita. Perché il Gabriele merita veramente. Il cuore di Ortona. Sempre, sempre il Gabriele, il Michetti, il sottoscritto, anche se il sottoscritto per anni è stato fuori in Inghilterra, ma il cuore è sempre qui, Ortona. Ieri, oggi, domani, Ortona. Cosa manca? Ma adesso viviamo quest'epoca, quest'ultima giornata di Ideale. Ringraziamo il comitato manifestazioni, l'assessore alle manifestazioni, il vice sindaco e tutti gli ospiti turisti che sono arrivati qui. Sono stati tantissimi, noi abbiamo parlato con tutti da ogni regione italiana, dall'estero, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna. Io sono rimasto a bocca aperta per tutte le persone che ho incontrato, chiaramente in vacanza qui ad Ortona. Ideale è un punto di partenza? Ma Ideale è l'ottava edizione di Ideale, quindi ha già un ramo consolidato. Credo che guarderà avanti, Ideale avrà tante strade per svilupparsi, perché è un evento che segna la storia locale ed è importante per noi ortonesi, insomma, quindi noi dobbiamo essere molto più orgogliosi di quello che abbiamo e diffonderlo, quindi Ideale viene proprio al punto giusto. Buona passeggiata. Grazie a lei. Buonasera, che facciamo? Ups. Ideale. Ideale facciamo. Avete un contatto diretto con la gente? Sì, molte foto, molta gente ci ferma per fotografarci. Cosa chiedono? La foto e basta.
notizie sul 1800, inizio 900, chiedono? No, molti forestieri chiedono perché si fa questa sagra. Abbiamo spiegato che è dedicata a Francesco Paolo Tosti. C'è molta curiosità in giro? Sì, abbastanza, non eccessivamente, ma abbastanza. Antonio, ortonese originario, una vita fuori dalla sua città, però torna spesso. Esatto, torno perlomeno 3 volte all'anno grazie agli impegni che ho con una multinazionale italiana che ha fatto dei forti investimenti in Brasile, e questo mi permette di continuare di essere non solo italiano ma anche ortonese fuori dai confini dell'Italia. Tanta gente ad Ortona nel periodo di Ferragosto, una bella realtà. Una realtà fantastica, unica, che deve essere vissuta al massimo delle possibilità e del tempo. È una fortuna che ho avuto in questo momento di partecipare ancora una volta a queste bellissime festività ortonesi. Buona passeggiata. Grazie altrettanto. Elisa di Francavilla, una bella esposizione dei campanelli. Che significato hanno questi campanelli? Grazie. Allora, queste campanelle sono un antico dono d'amore e attualmente sono un regalo di buon augurio, quindi vengono scambiate proprio come dono benaugurante. Diciamo così, anche a un bambino per ricordarsi un giorno che il nonno, un parente, le ha regalato un bel campanellino. Esattamente, per ricordare un momento speciale, poi le personalizziamo con i nomi per renderle ancora più uniche, dedicate ad ogni persona. Quanti nomi ha pronti già? Guardi, ne abbiamo più di 1000, alcuni anche molto molto particolari che abbiamo dipinto durante i giorni precedenti per venire poi a questa bellissima manifestazione. Il nome più gettonato qual è oggi? Sicuramente Maria e Francesco sono sempre tra i nomi più gettonati. Sono nomi imbattibili. Imbattibili, sì. Buon lavoro. Grazie. Come va il lavoro, signora? Benissimo, grazie. Complimenti all'organizzazione. 3 serate di altissimo livello. Come no, certamente, con tutti i prodotti tipici in una rievocazione storica, bellissima. Buon lavoro. Grazie, grazie mille. Edoardo Scarfoglio, giornalista, scrittore e poeta. Come mai ad Ortona questa sera? Ad Ortona per tenere compagnia questa tanta bellissima gente che è corsa a vederci ed apprezzare le nostre bellezze del territorio, le nostre specialità culinarie, e noi per rendere onore a questa bellissima gente siamo qui in mezzo a loro. Cosa le chiedono i cittadini? I cittadini ci chiedono una foto per la nostra simpatia, poi ci chiedono i posti da visitare oltre a quelli che presentiamo noi in questa serata, tanti eventi musicali, spettacoli in giro in parecchi posti sull'orientale. E niente, vogliono conoscere meglio il nostro territorio. Il primo step per scrivere una poesia. È il primo step per scrivere una poesia, molta immaginazione, andare oltre quello che è visibile a tutti e cercare di far guidare, insomma, accompagnare le persone a sognare. Di cosa sta memorizzando questa sera ad Ortona? Cosa? Sta memorizzando. Ma io memorizzo l'allegria, la felicità delle persone di trascorrere delle serate in compagnia, e quindi è una cosa che ci rende molto fieri. Preferisce un bicchiere di vino o un bicchiere di birra? Credo che bicchiere di birra in questo caso, visto che sono in fila per la mia birra. Fa caldo, quindi va bene. Sì, 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 sì. Buon divertimento. Grazie, grazie.
2023, grazie a tutti, ci vediamo dopo. Maestro, una bella serata. Beh sì, una manifestazione molto bella, molto interessante, che raccoglie tantissime persone, che ha invitato tantissime persone in questi due giorni e oggi si conclude. Non poteva mancare un omaggio con le canzoni della nostra terra, con delle canzoni di Tosti, canzoni popolari di Tosti, insomma, noi ci abbiamo messo del nostro e speriamo di aver dato un contributo valido all'evento. Carolina, che ci ha ben detto Ortona, è proprio vero. È proprio vero, una città bellissima, un piccolo paese sul mare con questa balconata, diciamo, che appunto affaccia sul nostro porto, sui nostri saraceni, sul nostro lido saraceni, e c'è quest'area fresca, ecco, questa canzone racconta tutto quello che è veramente Ortona e che è sempre stata, da quando, dagli anni appunto che è stata scritta, agli anni 30 immagino. Tre serate per evidenziare inizi 1900, quando c'era la Belle Époque, dove tutto funzionava alla perfezione. Era un'età favolosa, bellissima, post crisi della Prima Guerra Mondiale, una bellissima ripresa, un bellissimo periodo e che dire, sarebbe bello poterci tornare in quell'epoca. Gabriele, ieri, oggi e domani Ortona c'è. Beh, Ortona c'è, se ogni anno cerca di ricordare quelle che sono le proprie tradizioni, le proprie origini, le tradizioni non solo ecco, culinarie, che è bellissimo omaggiare, ma anche musicali, hanno fatto la storia appunto della nostra città. Mi viene in mente Francesco Paolo Tosti, ma mi vengono in mente Albanese, il poeta Don Marco, insomma tutte quelle persone che con la loro ispirazione artistica hanno lasciato dei bei macigni, nel senso delle composizioni, dei lavori che hanno un grande peso da un punto di vista musicale. Noi cerchiamo di onorarli al meglio e di offrire alla città il nostro contributo in modo tale che sia sempre presente la nostra tradizione di ieri, appunto oggi, e speriamo anche domani. Ci sono oggi gli artisti, i poeti. Eh beh sì, certo che ci sono, questa città è piena di cantanti, di musicisti come appunto il nostro Francesco Paolo Tosti, ci sono anche poeti, perché no, forse non i poeti come quelli di una volta, però ognuno a suo modo scrive la propria poesia, sì. Tre serate magnifiche. Devo dire di sì, io sono nato a Ortona, adesso per motivi di lavoro sono al nord e vedere tutta questa gente mi fa pensare come alle grandi potenzialità che ha il nostro territorio. Io ho il cuore a Ortona praticamente, anche se sono in un'altra città. Mi piace perché mi fa ripensare a Ortona quando negli anni 80-90 c'erano moltissime persone che venivano l'estate. In questi ultimi anni un po' le motivazioni che sono dovute alla crisi, tante cose hanno un po' fatto affievolire il turismo Ortona, però io credo che da qualche anno possiamo essere sicuramente fiduciosi. Poi questo è un evento che parla della storia, la storia di Ortona, sono delle persone che verso le quali Ortona può essere solamente orgogliosa, per cui fare tre giornate così vuol dire promuovere le ricchezze di Ortona. Certo, questo non vuol dire che non ci siano i problemi che vanno affrontati, primo fra tutti penso il problema del lavoro, altri. Un po' di allegria non guasta. Un po' di allegria infatti non guasta, quindi bella iniziativa, complimenti ovviamente a chi l'ha organizzata, l'amministrazione. Buon divertimento. Grazie anche a voi. Rocco, poeta, ideale, una bella cosa, una bella iniziativa. Bellissima iniziativa e complimenti all'amministrazione. Sono felice come ortonese perché la nostra città merita, è una bellissima città e quindi deve essere fatta conoscere a tutti quanti, anche agli abruzzesi e non abruzzesi. Per tanti cittadini illustri all'inizio del Novecento, oggi ci sono? Cittadini illustri? Ma spero di sì, io adesso in questo momento non mi viene nessuno in mente, però ci sono moltissimi giovani che si danno da fare. Giovani, sì, anzi, ecco, mi viene in mente adesso un mio amico carissimo Giovanni, per esempio, che ha vinto un concorso alla Giovanni Di Deo e sono felice per lui perché merita. Ma poi tanti Sebastiano Nardone, gli auguro di tornare veramente alla grande, perché
Io mi ricordo quando fece il film con Luciano Dorisio, con Elena Sofia Ricci, insomma, un bravissimo attore, un professionista. C'è anche Rocco Poeta. No, oh, grazie, buona, sei troppo buono, grazie mille. Arrivederci, grazie. Fabrizio, come va la serata? Bene, bene, molto bene, pieno di gente, siamo contenti, tanta gente che beve birra. La serata migliore è questa? Questa è assolutamente la serata migliore. Chi beve birra? Campa fino a 100 anni. E non più. E non più. Buona serata. Grazie. Un suo giudizio su questa bella iniziativa? Questa iniziativa è grande, bella, bellissima. Che tanta cosa gente. Devo dire? Tanta gente, diverte anche per i forestieri, perché non è solo per noi ortonesi. Cioè, a me questo viale mi ricorda quando ero ragazzo, queste macchine che stanno qua, la 1100, erano parcheggiate da queste parti. Mio padre ci metteva il camioncino con i fusti del gasolio sopra. Qui viveva Flacco. Si torna un po' bambini. Beh, si torna un po' bambini, cioè l'orientale non era niente, cioè, la gente andava a spasso. Ma non così, adesso l'abbiamo riempita abbastanza, dai. Buona serata. Grazie, signore. Pierluigi in vacanza ad Ortona, come si trova? Molto bene, anche perché i miei genitori vivono qui. Cosa le piace di Ortona? Il mare, e anche i miei amici. Dove va il mare? Al foro di Ortona. La spiaggia libera? No, c'è un... si chiama Baia Cattleya. Questa sera tutti insieme all'ideale. Assolutamente sì, con i miei amici. Buona festa. Grazie mille. Vedete questa sera. Circo. Circo. Lo spettacolo di acrobazia, circo. Acrobazia. In diretta col pubblico. Acrobazie, lui farà le acrobazie. Abbiamo l'artista, le acrobazie. Anche i salti mortali. Anche i salti mortali. Noi infatti prima eravamo 7, ora siamo 3, perché ogni volta che facciamo un salto mortale ne muore uno. E quindi siamo rimasti così, grazie, grazie. Un po' di sfortuna. Un po' di sfortuna, cioè, passerà. Abbiamo ancora 3 salti mortali da fare. Poi passerà. Anche voi, inquadra il pubblico, vedi che vorremmo dire che appunto Ortona sostiene sempre l'arte di strada, come potete vedere, il nostro cameraman sta inquadrando il pubblico. Noi siamo domani, anche domani alle 21:30 con la trasmissione Etnografie complesse, quindi seguiteci. Vi divertite o fate divertire? Ci divertiamo a far divertire, eh? Questa sembrava preparata. Dovete stare un po' attenti, però. Dobbiamo stare molto attenti. Buon lavoro. Grazie, grazie, grazie. Camillo, chi sì. Beve la birra campa 100 anni. Chi beve il vino non muore mai. Sei molto preparato. Come andiamo, Camillo? Bene, sono molto contento. Noi abbiamo una piccola cantina aperta da poco e quindi ci stiamo cimentando anche per capire il ritorno del pubblico, che come pensa, e per migliorarci. Da Montecitorio, dal Parlamento alla cantina, un passo. Un passo che fa parte della vita. Nella vita mi ha dato tanto, mi ha fatto fare tante esperienze. Questa è un'esperienza entusiasmante, come è stata l'esperienza della politica, che continuo a fare, ma non necessariamente bisogna farla da un livello elettivo. Qual è il vino migliore? Ma vabbè, se sto ai, diciamo, al ritorno dei tanti turisti che sono qui presenti, il Cerasuolo d'Abruzzo è molto 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 apprezzato, anche il nostro Montepulciano, però siccome fa caldo, quindi vanno sui bianchi e sui rosati perché sono belli freddi.
Cristiana Canosa, assessore alle manifestazioni. Si chiude una magnifica tre giorni. È un appuntamento, secondo me, forse il più importante ad Ortona, che non celebra nessuno, celebra Tosti. Abbiamo pensato di essere musicologi, assolutamente, ma questa è una festa, la festa di Tosti, la festa del nostro concittadino più illustre che ha portato il nome di Ortona al mondo. Tanta gente ha apprezzato questa bellissima iniziativa. Sì, devo dire che abbiamo ricevuto complimenti da tutti, dagli ortonesi ancora di più che dai turisti, ma anche da tanti turisti, e questo ci rende molto orgogliosi. La gente vuole anche un po' di allegria, troppi problemi nella vita, un po' di spensieratezza, non fa certamente male. Ma Tosti, D'Annunzio e Michetti erano molto allegri, del resto le cronache dell'epoca li descrivono come una comitiva di buontemponi che amava divertirsi, fare serenate, stare insieme la sera, quindi diciamo che non abbiamo profanato nessuno. Ecco. Il mondo di oggi però, sì. Cristiana, mancano queste cose. Probabilmente forse dobbiamo anche come amministratori non rinunciare a rendere felici la nostra comunità. Forse la comunicazione in un certo qual modo dovrebbe essere, diciamo così, migliorata, lei che ne pensa? Ma guardi, ormai i social corrono più veloci di tutti noi, quindi la comunicazione classica ha un po' lasciato il posto alla comunicazione collettiva, perché chiunque fotografa, chiunque posta, chiunque informa, quindi noi ci affidiamo anche ai nostri concittadini che facciano una cassa di risonanza per le nostre manifestazioni. Ci sono dei cittadini che vogliono il contatto diretto con gli amministratori, magari una passeggiata per il corso, una stretta di mano, sì. Un po' di sicurezza in più. Purtroppo io lavoro molto, sempre cosa lavorare, lo farò di più. Non è una cosa rivolta a lei, diciamo, in generale. Perché io, diciamo, che più di quello che ci metto penso in poterci mettere, mi impegnerò anche a fare questo. Buona serata. Grazie. Sindaco Leo Castiglione, una serata all'insegna del buon umore, dell'allegria, della festa, del canto. All'insegna di Francesco Paolo Tosti, all'insegna della Belle Époque, rivivere tre serate così intense, riportarci alle emozioni che con le melodie di Tosti viveva la nostra città, credo che sia un ritorno al passato, alla storia, e il nostro dovere è quello di mantenere viva soprattutto nei giovani, ma anche in noi, la figura di Francesco Paolo Tosti, una città che si identifica con questo grande musicista, compositore, e che deve continuare a investire su questo artista. Vedere tanta gente sulla passeggiata orientale, gente allegra, gente che vuole spensieratezza, è un motivo d'orgoglio per tutti i cittadini di Ortona. Certamente, io mi auguro questo, perché lavoriamo ogni giorno per far vivere sempre di più Ortona di turismo, perché è la nostra vocazione, una città che può godere di questo teatro bellissimo, su questo affaccio sul mare, è qualcosa di unico, e che stiamo facendo vivere questa piazza da quando sono sindaco in modo molto intenso. Questa ne è la riprova, ma voglio ricordare anche altri eventi, a cominciare dal concerto all'alba del 10 agosto, a tutti i concerti, alle rappresentazioni teatrali che abbiamo svolto su questa piazza di fronte al teatro intitolato Francesco Paolo Tosti. Buon lavoro al sindaco di Ortona. Grazie.